Detersivo finito, contenitore riciclato. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video davvero davvero carino. Ridiamo vita a un flacone di detersivo terminato. Invece di buttarlo nella plastica, no, ricicliamolo noi, facciamone qualcosa di bello e riutilizzabile. Prima di cominciare però vi devo ricordare una cosa. Come sempre io vi aspetto in libreria con i miei due figlietti. Il ricettario dell'arte, il libro in cui ho custodito tutte le mie ricette creative, e il grande libro del colore, il libro all'interno del quale vi consiglio come utilizzare il colore, come creare le tinte, come essere in grado di riconoscere gli ambienti e le atmosfere attraverso la tinta scelta. Quindi vivere il colore in maniera consapevole e gestire i materiali dell'arte in maniera autonoma. Due libri essenziali. Vi aspettano in tutte le librerie fisiche ed online. Adesso basta cianciare, spostiamoci di là e andiamo a creare la più bellina delle borsette con il flacone del detersivo. Ed ecco l'occorrente per il nostro bellissimo lavoro di riciclo, un flacone da detersivo. Io vi posso dire anche qual è quello che sto usando io, quello della Morbidè, anzi del detersivo liquido Mon Amour. Non è uno sponsor, è il bidoncino che ci interessa. Comunque questo è particolarmente adatto, ma qualunque bidoncino da 3-5 litri è perfetto. Il mio, quando taglieremo, vedrete che dentro è sporchissimo, perché io questo lo uso da 5 anni per innaffiare le piante, sempre all'insegna del riciclo, quindi adesso lo sto riciclando per creare qualcosa di carino con voi. Un tagliabalza, dello spago, della colla vinilica, due ciotoline per miscelare in uno la colla vinilica e nell'altro del flatting, che io qui ho satinato ma che potete utilizzare anche lucido. Il flatting deve essere all'acqua, vi consiglio. Anche queste naturalmente sono riciclate. Dell'acrilico, del colore, dei tovagliolini da decoupage che utilizzerete. Io lo sto utilizzando verde. Poi dei bellissimi tovagliolini, io ho questi dell'IKEA che non sono nati specificatamente per il decoupage ma che sono adattissimi per questo scopo, quindi li usiamo insieme. Dello spago di qualunque colorazione o dimensione, io ho questo naturale abbastanza fino ma anche più grande va bene lo stesso. Pistola per colla a caldo e relativa stecca e naturalmente pennelli piatti, possibilmente non di particolare importanza, ma anche non piatti, forse io uso questo, proprio un pennello da scarto per passare il flatting e la colla. E poi mi aiuterò con un rotolino di scotch carta per dare una forma, che adesso vedremo insieme. E ultimi, ma non per importanza, una riga e una matita. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo la misura dell'altezza. Io lo farò alto 11 cm e sto attenta a iniziare a misurare naturalmente dalla base. A questo punto, al centro, immettiamo lui e facciamo la seguente, più o meno al centro, ragazzi. 1 e dall'esterno e 2. Voilà, stessa cosa dall'altra parte. Adesso ritagliamo, stando attenti a non tagliarci, con un tagliabalza che non tirerò fuori tantissimo, ma di cui utilizzerò appunto la puntina. E voilà, finito. Quello che avremo sarà questa. È già carinissima così, lo so, me ne rendo conto, ma noi non ci accontentiamo, noi vogliamo qualcosa di più. Quindi prepariamo una vaschettina e versiamoci dentro un po' di colla vinilica. Allunghiamola leggermente con pochino d'acqua, facciamo un quarto d'acqua rispetto all'insieme della colla. Voilà, quindi deve venire più fluida ma non troppo liquida, e mescoliamo bene bene. E adesso spennelliamo su tutto.
escluso i manici li faremo poi in un secondo momento. Dopo aver passato la colla su tutto, mettiamo da parte un nanosecondo, prendiamo il nostro tovagliolino ed eliminiamo i veli bianchi, lasciamo soltanto, quindi prendiamo anzi soltanto l'ultimo velo, che è quello colorato. Voilà, e piano piano, facendo attenzione a non strapparlo, prendiamo il velo superiore e scegliamo la parte che ci piace di più. Quindi tiriamola bene, voilà, da una parte, dall'altra, e con la pennellessa sporca di colla passiamo anche sopra, senza indugiare troppo e attenti a non rompere il tovagliolo appena appoggiato. Quindi facciamo un passaggio, cerchiamo di stendere il più possibile il tovagliolo. Ok, e piano piano eliminiamo ciò che non ci serve, quindi eliminiamo l'eccesso. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Voilà. E lascio asciugare completamente. Ci vediamo ad asciugatura completata. Ma non è troppo carina? Non abbiamo ancora finito. Con tre dita arrotoliamo, arrotoliamo, arrotoliamo. Ci pare, insomma, io lo sto facendo una decina di volte. Quindi tengo fermo così e arrotolo al centro, creando così un fiocchettino. Qui dove c'è il nodino, in modo da non farlo aprire, spruzzo un bel po' di colla a caldo e tac, lo attacco sul laterale della mia borsetta. Adesso apriamo il flatting all'acqua. Il mio è satinato, ma voi potete utilizzarlo anche lucido, viene bellino lo stesso. Quindi passo su tutta la parte in carta prima. E questo lo proteggerà anche dagli agenti atmosferici. Il flatting è una vernice resistentissima, seppure all'acqua. Io, vedete, la passo bella copiosa, essendo un qualcosa che lascerò fuori, perché io lo userò per contenere le mie mollette del bucato, questo. Ma è carinissimo anche, per esempio, come portavaso. Praticando due buchini sul fondo potete già
piantare la piantina dentro oppure usarlo appunto come semplicemente portavaso, quindi inserendo all'interno un vasetto. Ma che carino! E adesso io lo passo anche un pochino sulle corde, così stendendolo molto bene, le proteggerà maggiormente. Spero che questo riciclo vi sia piaciuto, stenterà chiunque a capire che questa era un flacone di detersivo, fatene voi l'utilizzo che credete. Nelle foto la vedrete con una piantina dentro, perché mi sembra più opportuno piuttosto che le mollette, ma sappiate che io la userò per contenere le mollette del bucato. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao, buon riciclo a tutti! Visto che bello il nostro cestino porta ogni cosa, contenitore per le mollette da bucato, ma è bellissimo anche come porta piantina. Decidete voi che destinazione volete dargli, anche in bagno come porta trucchi è davvero delizioso. Insomma, fatemi sapere cosa ci metterete, o nella stanzetta di una ragazza come porta penne. Milioni, milioni di possibilità. Non disdegno neanche l'usarlo come borsetta estiva, magari foderandolo di tessuto al suo interno. Non è troppo carino, guardate? Bene, adesso andate e sbizzarrite la vostra creatività. Fatemi vedere tante borsettine fatte da voi e ditemi per cosa le utilizzerete. A me non rimane che mandarvi un grande bacio, pollice in su e condivisione, e ci vediamo qua per un prossimo creativissimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!